Partono oggi saldi, ma solo per un giorno. Domani ancora negozi chiusi con la zona rossa. Negozianti e consumatori tra confusioni e grandi aspettative. Il 2021 si apre per i commercianti con il primo giorno utile di vendite che coincide esattamente con il primo giorno di saldi. Ma nella logica dell'avvicendamento tra zona rossa e zona arancione, che alterna chiusure e aperture di negozi in coincidenza di festivi e prefestivi del calendario, la chiusura di domani genera incertezza e confusione sia tra i consumatori, desiderosi di fare acquisti per riempire le calze della Befana, approfittando degli sconti, che tra i commercianti che riversano sui saldi grandi aspettative per colmare il vuoto delle perdite economiche generate dalla pandemia. Mi sembra un po' un contentino, però comunque, visto la situazione economica precaria che c'è per tutti, ci auguriamo che le cose possano migliorare già da dopodomani. Il geco ci porterà fortuna. Poco ha senso, perché comunque è una scelta fatta poi cambiata all'ultimo momento. Dovevano iniziare domani e si sapeva già da tempo che sarebbe stata zona rossa, quindi arrivare a questo punto era preferibile iniziare senza interruzione direttamente al 7. Cosa si aspetta dall'utenza per i saldi di questo periodo? Sappiamo In questo periodo ci che finisce. aspettiamo molto di recuperare tanto tempo perso e tante vendite perse. Vedremo. Diciamo che non ha senso, purtroppo la gente non esce, anche perché cercano di rispettare le regole che sono state dettate, diciamo, dal governo, quindi non fare assembramenti, non uscire, la gente oggi è un po' terrorizzata. E quindi diciamo, i saldi saranno un po' fallimentari. Infatti oggi andavo un po' in giro nel centro storico della nostra città, i negozi erano vuoti, quindi diciamo, è un default totale.